un piccolo aneddoto che a proposito dei libri, sto facendo pulizia a casa mia e varie cose, tra cui la libreria che voglio mettere. Quindi ho cominciato a togliere il contenuto mio nella libreria, sono i libri. Libri che ho già letto, o non leggerò mai, oppure trovo un sacco digitale, insomma, dopo molta sofferenza ho deciso di tirare via i libri. Destinazione, biblioteche, amici o cassonetto, quelli che proprio. Nel fare pulizia dei libri mi è comparso in mano uno che non ho letto, non lo leggerò mai, anche se a prezzo, autore Antonio Labriola, a cui è dedicata la struttura. Antonio Labriola, saggio sul materialismo storico, pubblicato nel 64, pubblicato in questa edizione del 64, scritto nel 1800, fine 1800. Vedendo oggi ho pensato che è la prova del fatto che anche senza aver letto saggio sul materialismo storico di Labriola, che mi ritrovavo in casa perché era mio padre, però in qualche modo siamo qui, sento che Labriola qualche effetto lo ha causato, cioè se siamo in una struttura intitolata Antonio Labriola, l'effetto di un libro va ben oltre l'essere letto da uno specifico lettore. Poi io leggerò il libro che sta scrivendo, sta per pubblicare il nostro amico Nicola, quindi in questo caso lo leggerò, parteciperò alla sua pubblicazione, quindi è un po' diverso rispetto ad aver vissuto gli effetti collaterali di un saggio scritto nell'Ottocento. Però esserci qui contemporanei a Nicola che lo sta scrivendo ci carica anche di una responsabilità particolare, cioè certe cose accadono non solo perché un autore si mette lì a scrivere così, di sua iniziativa, ma accadono perché c'è un contesto che agevola questo sforzo. E quindi quando si è consapevoli che c'è qualche cosa che sta avvenendo, siamo un po' anche caricati di una responsabilità nel fatto che ciò avvenga. Ci sono momenti storici che danno opportunità. Penso agli anni 70, io ho vissuto da poco più che bambino, e sono stati gli anni in cui si sono sviluppate le grandi lidere. Vedevo gli amici più grandi che lavoravano nella creazione delle prime radio libere e poi passati gli anni ho detto mi sono perso un momento magico che era quello in cui si poteva fare qualcosa e essere protagonisti. Poi negli anni 80, fine anni 80, 96 è nata la internet italiana, lo so perché perché all'epoca l'università c'era chi cominciava a lavorarci e poi proprio adesso c'è stato il triennale. Anche in quel caso mi ha colpito il fatto che chi stava lavorando ai primi esperimenti di internet in Italia non era consapevole che fosse così importante, però comunque ci lavorava perché sentiva la sua passione, sentiva intimamente un'importanza per lui, non per quello che poi nessuno prevedeva sarebbe diventato. E quindi ecco, oggi non so quanta importanza avrà il libro che sta per pubblicare Nicola, però so che in questo periodo che Nicola ci sta lavorando ci sono anche queste iniziative di self-publishing, di crowdfunding, che sono forme nuove, cose comunque sempre esistite, l'editoria o il finanziamento dei progetti, però la forma che stanno assumendo è così particolare, così contemporanea, che quando Nicola ha detto dato una mano a pubblicizzare la mia iniziativa, io ho colto nel crowdfunding e nel self-publishing due elementi autonomi rispetto allo sforzo di Nicola, cioè due cose interessanti che senza allargarmi a paragoni come ad esempio ho citato prima, comunque costituiscono nella contemporaneità, nell'oggi, qualcosa che secondo me è interessante analizzare. Quindi proprio per dire come funziona il self-publishing e come funziona il crowdfunding, abbiamo ritenuto con gli amici di OpenLabs una cosa molto interessante su cui riflettere.
Quindi ringrazio Ciccio Rigoli e Angelo Rendone che sono venuti a esporci il loro punto di vista e a presentare le piattaforme di self-publishing e di crowdfunding, e do subito la parola. Chi vuole intervenire dei due per primo, facciamo se mi raccomando. No, beh, io lavoro per Street Lib Italia, fino a poco tempo fa ci chiamavamo Simplicissimus. È nata nel 2006, è stata la prima piattaforma di distribuzione italiana di ebook e prima ancora di e-reader, i primi a importare gli e-reader in Italia. Ci occupiamo un po' di tutto il ciclo produttivo degli ebook, quindi dalla creazione, che facciamo noi, abbiamo gli strumenti apposti per farli creare, alla distribuzione sia per gli editori sia per i self-publisher, alla vendita diretta ai lettori tramite il nostro sito e uno strumento che abbiamo sviluppato per la vendita tramite il sito degli autori o degli editori o degli appassionati di lettura, semplicemente. Mi trovo particolarmente a mio agio, devo dire la verità, qui perché io lavoravo nell'editoria tradizionale, ho lavorato per il De Agostini per tanti anni, ho cominciato a lavorare in Simplicissimo nel 2011, quindi ormai già, intanto mi guardo indietro di un bel po' che ci lavoro. Sono anche un self-publisher, sono anche pubblicato da una casa editrice. In più ho fatto anche una campagna di crowdfunding per portare a teatro uno spettacolo, quindi diciamo che mi ritrovo un po' in tutto questo. Innanzitutto la prima domanda, che è il titolo del mio intervento: che cos'è il self-publishing? Il self-publishing fino a poco tempo fa era confuso con quella che si chiamava vanity press. La vanity press, banalmente, pago una sedicente casa editrice che mi stampa il libro, c'è il mio nome sulla copertina e quindi io sono tutto contento perché ho stampato un libro. In realtà non ho stampato un libro a una casa editrice, ho pagato perché mi stampasse il libro, e quindi vanity press. Il self-publishing cambia questo paradigma per diversi motivi. Innanzitutto perché pubblicando in digitale non ho il libro a casa da far vedere a mia mamma o da regalare ai miei amici. Cioè, non credo che si sfascia tutto. Scusate, tranquillo. Non è più vanity press perché appunto non ho questa vanità, anche se alcuni magari dicono che ho pubblicato un libro, se lo sono pubblicato, ma sono più o meno gli stessi che dicono è impiegato presso se stesso su Facebook. Ho laureato all'Università della Strada, ma soprattutto rispetto alla vanity press, il self-publishing consente a chi è autore di essere distribuito con le stesse modalità, sugli stessi canali e negli stessi posti dove vanno i libri di Mondadori. Non c'è nessuna differenza, perché come Mondadori su Amazon, Apple, Kobo, Google e così via, il self-publisher è su Amazon, Apple, Kobo, Google e ha lo stesso spazio. Forse non la stessa visibilità, ma semplicemente perché lì entrano in gioco dei fattori economici in cui vengono pagati gli spazi, ma assolutamente il libro è ricercabile, acquistabile ovunque e può fare la propria strada in tutti i modi. In Italia ci sono diversi servizi di self-publishing, me ne citerò 5 molto rapidamente, ce ne sono 3 che consentono sia la pubblicazione in cartaceo che in digitale, e sono lulu.com, che è il primo storicamente, c'è il mio libro, e poi c'è Street Lib Self-Publish, che saremo noi, con grande gioia e entusiasmo. E questi consentono la pubblicazione sia in digitale sia in cartaceo. Poi c'è e soprattutto con la distribuzione su tutti i canali. Poi c'è Amazon, che ha il Kindle Direct Publishing, che consente la distribuzione solo su Amazon. E anche lì c'è il cartaceo, ma è un po' differente. E poi c'è Kobo Writing Life, che è pochissimo pubblicizzato da Kobo, ma è diciamo il corrispondente di quello che fa Amazon con Kindle Direct Publishing. Lo pubblichi, ma lo pubblichi soltanto su Kobo. Le caratteristiche brevemente di questi servizi è che sono gratuiti, e come si ripaga il servizio? Si ripaga con una percentuale sulle vendite. La nostra è l'autore prende il 60%, 30% alla libreria, 10% a noi per il servizio, 60% il prezzo di copertina va direttamente all'autore. È possibile pubblicare solo in ebook? No. Da qualche tempo, una cosa anche su cui noi stiamo investendo molto, paradossalmente un'azienda è nata col digitale, da un anno a questa parte stiamo lavorando molto sul cartaceo. Perché? Perché
è stato scardinato anche qua un scusate, la seconda volta che uso la parola paradigma che mi fa schifo, però non riesco a trovare una migliore. È stato scardinato un paradigma, ovvero che per pubblicare devi avere delle tirature, devi stampare tanti libri e distribuirli alle librerie. Perché? Perché non era conveniente stampare pochi libri o stampare una sola copia, fino a qualche anno fa. Da qualche anno a questa parte è possibile pubblicare senza costi eccessivi anche una sola copia che viene stampata soltanto nel momento in cui il libro viene effettivamente acquistato dal lettore, e questo sta anche lì cambiando le carte in tavola, perché non è più necessario pubblicare in cartaceo ed essere distribuiti e vendere il proprio libro cartaceo per chi magari non vuole acquistare l'ebook o non ama leggere in digitale. È possibile farlo anche lì. Allo stesso modo il self-publisher è presente sugli stessi canali in cui sono presenti gli editori, i grossi editori. L'editore quindi non servirà più? No, l'editore servirà ancora se riuscirà a fare quello che è storicamente il suo ruolo, cioè non il distributore di parallele bibliche di carta, ma colui che seleziona i titoli, che ha un'identità di casa editrice e che riesce quindi a dare più forza alla pubblicazione di un titolo. Ci sono tanti editori che sono quelli a pagamento oppure che pubblicano un po' qualsiasi roba, che nella mia personale accezione andranno a scomparire. Anticipo, lo scouting sui libri, cioè ovvero andare a trovare libri interessanti da pubblicare, fino a qualche anno fa avveniva tramite i manoscritti. Cioè, arriva il manoscritto in casa editrice, qualcuno lo legge, dice va bene, passa un vaglio di 2-3 persone e si arriva alla pubblicazione. Spesso con tempi lunghissimi, ma tempi umani, perché comunque devi leggertelo un libro. E ci vuole poco a scartarlo, perché se dalle prime 10 pagine capisci che fa schifo e ciao. Se invece il libro è interessante ci vuole un poco perché venga pubblicato. Fino a qualche anno fa era così. Da qualche anno a questa parte, soprattutto per la narrativa, lo scouting avveniva tramite i blog letterari, le riviste letterarie, quindi se tu avevi pubblicato su delle riviste ovviamente qualcuno leggeva il tuo lavoro e ti proponeva un libro, oppure col passaggio dalla piccolissima casa editrice alla media grande casa editrice. Da qualche anno a questa parte molti self-publisher iniziano come self-publisher e poi vengono acquisiti dalle case editrici più grandi. Maestra in questo è secondo me Newton Compton. Newton Compton fa un lavoro, va lì sulle classifiche di Amazon, appena vede un self-publisher interessante o una piccolissima casa editrice che pubblica un libro interessante che sta vendendo, lo prende. Noi abbiamo tanti self-publisher di successo. Uno dei casi che volevo affrontare era quello di Anna Premoli. Anna Premoli ha cominciato con noi, ha scritto un libro che, perdonate, non mi ricordo come si chiama, è passata a Newton, ha venduto tipo 100.000 copie, sarà il terzo o quarto libro. Un altro è Giorgio Ponte pubblicava con noi, è stato preso da Mondadori, perché fanno lo scouting. Il vantaggio del self-publishing è che tu non hai costi nel pubblicare, perché non ti viene chiesto molto, devi solo creare il file di pubblico fondamentalmente, scrivere il libro prima, ma sappiamo perché là ci sono più scrittori che lettori in Italia, probabilmente anche te. Tu pubblichi il tuo romanzo nel cassetto e magari è successo, l'editore lo acquisisce. Diciamo, c'è da una parte, perché pubblicare con un editore invece che continuare con self-publishing? Da una parte c'è la vanità, perché è innegabile che avere un editore che crede in te, che pubblica il tuo libro, se magari è già grande ti fa fare le presentazioni, ci esce qualcosa sulla stampa, c'è quella parte di vanità. Dall'altra c'è anche il fatto che l'editore comunque dà una cura al libro, lo migliora quando fa bene il suo lavoro e ti dà anche una distribuzione più ampia. Questo al momento è ancora così, perché vai sulle librerie anche indipendenti e su quelle, la Feltrinelli, Mondadori e così. Uno degli equivoci che c'è però fino ad oggi è che il self-publisher sia l'autore che piglia il manoscritto, lo converte prima in PDF, adesso lo converte in EPUB e lo butta fuori, così. Quando intanto, soprattutto le case, molti della vecchia guardia delle case editrici dicono il self-publishing sta rovinando l'editoria perché riempie le librerie di spazzatura.
quello che mi viene da rispondere è: guarda in casa tu cosa hai pubblicato, perché altre volte sono peggio dei selvaggi. Una delle cose importanti è che noi non li chiamiamo solitamente autori, ma li chiamiamo appunto self-publisher, sono editori di se stessi. Una delle metafore che uso io ogni tanto è che dire che il self-publishing sta rovinando l'editoria è come dire che il vino che fa mio padre giù in Calabria sta rovinando il barbaresco. No, sono due vini differenti, noi sono due libri differenti, semplicemente mio padre ha la possibilità di vendere il vino in tutto il mondo, allo stesso modo un self-publisher può distribuire il problema in tutto il mondo. Poi se io voglio dare il vino a mio padre, il barbaresco, sta a me, cliente, scegliere che cosa fare. Semplicemente si allarga di molto il mercato. Gli editori ne hanno un po' paura, quelli più retrogradi, lo dico in maniera brutale, proprio retrogradi, semplicemente perché gli vengono rubate delle naturali rendite di posizione. Cioè sono l'editore, sono io che decido cosa va in libreria. No, quel tempo è finito. Come sta? Si sta formando un monopolio e con la liberalizzazione del self-publishing, esatto, si mette in crisi il monopolio. Esatto. Cioè, hai voglia che Mondadori e Rizzoli si formino insieme. Poi magari un giorno acquisiranno Feltrinelli e poi fanno un unico gruppo e allora lì noi staremo belli tranquilli a scrivere i nostri libri, a distribuirci, mentre loro crolleranno biegamente. Sì, sono abbastanza apocalittico sulla fine delle grandissime case editrici. Più che altro perché hanno avuto un periodo di splendore gigantesco in cui hanno acquisito, comprato, qualunque roba ed è finito. Gli editori possono trarre vantaggio perché non devono più fare scouting partendo da zero, ma vengono i libri interessanti. L'autore è più facile che si possa proporre ed è un po' il mercato che decide. Cioè io pubblico il libro, se il libro funziona. L'idea che i libri si vendano tramite il marketing è una cazzata gigantesca, come che i best seller siano costruiti alle case editrici. No, cioè non esiste. I best seller avvengono. Gomorra di Saviano, che è stato un mega seller, milioni e milioni di copie, la prima tiratura erano tipo 3.000 copie, non ci credeva nessuno. E ci sono tanti libri come Gomorra che parlano. È esploso. Quindi non è l'invenzione di marketing. O anche Moccia, 3 metri sopra il cielo, non lo volevano pubblicare in internet. E poi è esploso in marketing, milioni di copie. Sta succedendo anche a noi con dei self-publisher. Noi abbiamo dei self-publisher che ogni tanto guardiamo le classifiche e vendono 5.000 copie. Tu dici, com'è possibile? Sono tanti. 5.000 copie. 5.000 copie sono una fucilata. Cioè non è che sono tanti. Quando un ebook oggi vende 500 copie è andato alla grande. Considera che oggi l'editoria digitale vale il 9% del mercato. Ed è già tanto. Il self-publisher non è solo un autore, ritorno al discorso di prima. Uno dei movimenti che stiamo osservando è che fino a qualche anno fa il self-publisher era proprio l'autore che pubblicava il libro e poi ciao, compagno. Da qualche anno a questa parte i self-publisher sono molto attenti alla cura del proprio libro, a volte anche più della casa editrice, per un motivo facile. La casa editrice pubblica 10, 50, 100, 1000 titoli l'anno, il self-publisher spesso ne pubblica uno, che è proprio come un figlio, quindi ci dedica tutte le attenzioni necessarie. Anche per quanto riguarda la correzione bozze, spesso ci si affida un editor, a uno specialista che crea la copertina. In tanti self-publisher chiedono a noi la creazione della copertina, perché è qualcosa su cui è giusto anche che l'autore non si concentri, ma si affida a degli specialisti, che fa un po' le veci di quello che fa tecnicamente la casa editrice, cioè ha dei professionisti che sono al suo servizio. Questo amplia le possibilità anche per i freelance, gli editor freelance o i grafici freelance, di poter lavorare non solo con le corporation come Mondadori o con le case editrici, ma anche direttamente con i self-publisher. Un altro degli equivoci che c'è fino ad oggi è che i self-publisher facciano solo narrativa. Il self-publishing
publishing sia solo per chi ha scritto il proprio romanzetto o le poesie. No, non è così, anzi, forse il self-publishing è ancora più utile per tanti specialisti di materie molto molto di nicchia che non avrebbero nessuna possibilità di essere pubblicati nella casa editrice, semplicemente perché sono argomenti che interessano magari 100 persone in tutta Italia. Non pubblico un libro per 100 persone. Se lo pubblichi in ebook invece hai la possibilità di essere distribuito ovunque, se si tratta di qualcosa specialistico di poterlo aggiornare periodicamente, di non avere costi e di poter diffondere in maniera capillare anche gli argomenti di ultra nicchia. Noi abbiamo un self-publisher di cui ci siamo accorti ultimamente che ha pubblicato 140 titoli di fisica e matematica, esercizi, calcolo integrale, roba di cui io non so assolutamente nulla, ve lo dico banalmente. Ho fatto 5 anni di liceo classico, mi salvavo in matematica perché avevo voti alti nelle altre materie, cioè non mi potevo, non possiamo mettere 4 con le tre, quindi 6. Oppure non so, robe sui nanotubuli, che anch'io non ho idea di cosa sia, ve lo dico, ma non credo diventerà mai un best seller, però ci saranno 100 persone interessate ai nanotubuli in Italia. Se pensiamo in fisica di Rovelli, sì, stato sì, ma quella è la crueltà, anche il libro, cioè lì non è marketing, lì lo pubblichi e ti esplode in mano il libro lì. Quindi self-publishing è un'opportunità non solo per i romanzieri o per chi scrive per diletto, ma anche per gli specialisti in una determinata materia che possono diffondere le proprie conoscenze in maniera molto più semplice. Faccio le ultime due case history. Abbiamo parlato di Anna Premoli, autrice autopubblicata. Altri due autori che mi hanno molto colpito sono degli autori già pubblicati da case editrici. Uno è Giulio Cavalli, che è un giornalista anche abbastanza famoso e conosciuto sotto scorta per minacce dalla mafia. E lui pubblica con Rizzoli, però spesso fa delle inchieste, ne ha fatto una recentemente su Dell'Utri, che pubblica tramite noi, pubblica tramite Strettri, semplicemente perché deve essere molto rapido nella pubblicazione, non può aspettare i tempi di pubblicazione della casa editrice. Magari sono libri anche abbastanza piccoli come collezione, sono molto spesso degli articoli molto lunghi, il long form journalism, e rischierebbero di perdersi. Invece autopubblicandosi ha la possibilità di raggiungere il suo pubblico direttamente, continua comunque a pubblicare con una casa editrice, quindi le due scelte non sono in controtendenza. E un'altra è Paola Barbato. Paola Barbato è sceneggiatrice di Dylan Dog, autrice, se non sbaglio, sempre per Rizzoli, anche lei, o per il gruppo James, perdonate, non ricordo. E alcuni racconti, magari dei suoi primi anni, alcuni racconti che aveva scritto anni fa, che non avrebbero avuto nessuna possibilità di essere pubblicati in una casa editrice, semplicemente perché non valevano l'investimento, sono stati autopubblicati. Quindi, contento l'autore che può pubblicare anche un materiale che tramite le case editrici tradizionali non sarebbe possibile, non avrebbe mai visto la luce, contenti i lettori che possono, i lettori più affezionati che possono approfondire gli scritti di del loro autore preferito, contenti noi che riusciamo anche a dimostrare in questo modo che il self-publishing non è soltanto una roba per romanzieri della domenica, ma anche per chi è già pubblicato e ha dei nuovi canali di vendita. Nell'editoria l'autore lo fa anche per soldi, cioè esiste la figura dell'autore che poi ci canta. Con 500 copie, che dicevi è un buon traguardo, non credo che si possa cantare. Quindi come si evolve la figura dello scrittore per mestiere? Però se ce ne sono altre, poi facciamo rispondere dopo. No, se sono dispiace ti devo svelare un segreto. Non ci campa praticamente nessuno. Tranne quelli che vengono tantissimo. Il che però significa che la qualità della produzione nasce dalla passione o da altri motivi, quindi ci si può aspettare una qualità differente in media. Ma in realtà la qualità sta molto crescendo, come dicevo prima, perché ci si affida spesso a dei professionisti.
cioè gli editor freelance lavorano abbastanza spesso con i self-publisher o delle agenzie che si occupano di questo, perché non è il libro pubblicato dall'autore e basta. C'è una grossa cura dei libri. Consiglio, gli autori che vivono dei proventi della scrittura sono veramente 100 in Italia, forse. Anche perché poi gli anticipi delle case editrici, sapete, vedete le promozioni anticipo. Gli autori vengono pagati con una percentuale sul prezzo di copertina, solitamente il 7-10%. La casa editrice dice: vabbè, io ti do un anticipo sulle tue vendite, e da poniamo 3.000 euro, autore abbastanza nuovo. 3.000 euro, che però non sono 3.000 euro più i proventi dei tuoi diritti d'autore, sono appunto un anticipo sui diritti d'autore che andrai a maturare. A 3.000 euro e un centesimo io comincio a darti un centesimo. Se tantissimi libri non si ripagano neanche quei 3.000 euro dell'autore, l'editoria è un meccanismo abbastanza malato, cioè c'è il vecchio adagio che ogni editore pubblica 10 libri, 7 vanno in perdita, 2 si ripagano le proprie spese, 1 si ripaga le sue e quello degli altri 7 che perdono. Fino ad oggi è stato abbastanza così, perché dovevi stampare. Quindi gli autori che ci campano sono pochissimi. Se però uno vende, se tu vendi 500 copie no, ma se ne vendi 5.000 cominciano ad arrivare bei soldi, dipende anche dal prezzo di copertina. Noi cominciamo a staccare assegni ogni trimestre anche da 7-8.000 euro ad alcuni autori, sono pochissimi ma ci sono. Bene, Angelo Rindone, crowdfunding. Assistito anche da un po' di slide. Sì, sì, adesso le apro, dovrebbe essere tutto in automatico. Va bene, buongiorno, grazie per l'invito. Tra l'altro io conosco bene Street Lib, quindi confermo la qualità. Sono i migliori, sono stati i primi in Italia e sono quelli che hanno secondo me il servizio più interessante, soprattutto appunto essendo i primi hanno, come dire, guidato, seguito il mercato. Io conosco il fondatore di Simplicissimus ai tempi, Street Lib oggi, Antonio Tombolini, che è un imprenditore marchigiano illuminato e particolare, quindi confermo le qualità. E io invece mi occupo di crowdfunding, molti dei temi sostanzialmente del self-publishing, anche i macro temi che sono stati anche trattati adesso rientrano più o meno, escono un po' dalla porta, rientrano dalla finestra del tema di cui mi occupo io, cioè del crowdfunding. Il crowdfunding che cos'è? Il crowdfunding è uno strumento che permette di raccogliere fondi online, cioè ovvero è uno strumento che permette attraverso delle piattaforme e attraverso delle progettualità strutturate di raccontare un'idea su internet e di coinvolgere magari inizialmente gli amici e i parenti e poi una community magari più vasta se si è bravi, delle persone sul proprio progetto a livello finanziario. Quindi se il self-publishing in qualche modo è la disintermediazione degli editori, cioè in pratica un singolo che da solo si immette nel mercato autopubblicandosi il libro, il crowdfunding è la disintermediazione finanziaria. Però per sua caratteristica riguarda qualsiasi settore, quindi diciamo che l'editoria è uno dei settori del crowdfunding. In realtà in crowdfunding si possono finanziare e vediamo finanziate startup, imprese, libri, film, documentari, progetti sociali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi attraverso il crowdfunding e attraverso anche diverse modalità di finanziamento, si passa dalla donazione fino addirittura all'investimento in equity, attraverso delle diverse piattaforme, sostanzialmente quello che accade è che delle persone mettono in comune dei soldi, un po' in maniera anche peer-to-peer, per realizzare delle cose. Nel caso dell'editoria ovviamente il libro o un progetto editoriale, nel caso di una startup è la nascita di un'impresa, nel caso di un progetto sociale è ad esempio non lo so, l'aiuto umanitario, piuttosto che un gruppo di genitori di un asilo che organizza un progetto di crowdfunding per comprare delle cose per l'asilo, cose di questo tipo. E i numeri che muove il crowdfunding nel mondo sono interessanti, sono in crescita esponenziale, un po' come nel self-publishing, queste nuove
diciamo, modalità di queste nuove piattaforme abilitanti vengono utilizzate sempre di più, rientrano all'interno della macro, come dire, della macro famiglia della sharing economy, in qualche modo certamente lo rientra il crowdfunding, e i numeri insomma sono abbastanza importanti. Si parte più o meno dal 2011-2012 con 3 miliardi transati nel mondo, si è arrivati nel 2015 a 35 miliardi di dollari transati nel mondo attraverso queste piattaforme di crowdfunding. L'America è, come al solito, capofila, quindi guida il mercato. In Italia, come dire, siamo un po' piccolini ancora, il crowdfunding è un fenomeno piccolino, però è un fenomeno che sta crescendo in maniera esponenziale. Dico la mia esperienza personale, io gestisco da un po' di anni una piattaforma di crowdfunding italiana che si chiama Produzioni dal Basso. Noi negli ultimi 4 mesi abbiamo triplicato il numero delle transazioni che avvengono sulla nostra piattaforma. Questo vuol dire che in soli 4 mesi abbiamo fatto 3 volte i volumi dell'anno precedente. E quindi insomma comincia a diventare un fenomeno abbastanza interessante. Per dirvi, la nostra piattaforma più o meno ha transato più di 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 600 mila euro di transazioni tra persone, ha finanziato più di 1100-1200 progetti ed ha una community di quasi 100.000 utenti, quindi insomma numeri che comunque cominciano a farsi interessanti, anche perché, ripeto, non si tratta di like, cioè non sono utenti che entrano e mettono un like a un progetto, si tratta di soldi veri, cioè persone che entrano, vedono un'idea o conoscono la persona, conoscono un'idea e decidono di finanziarla con soldi sostanzialmente. E vi ho portato un po' di slide giusto per dare un po' di numeri. Ovviamente io mi sono concentrato sul tema dell'editoria. Ripeto, la nostra piattaforma è generalista, quindi c'è editoria, c'è progetto dell'animale, cioè sugli animali, c'è il progetto del film, del documentario, c'è veramente di tutto, si trova veramente di tutto, anche, come dire, anche cose molto bizzarre. L'editoria è quindi un settore piccolo ma non banale della nostra piattaforma e quindi qui vi racconto un po' i nostri numeri. Allora, in crowdfunding sulla nostra piattaforma sono stati finanziati 250 progetti editoriali che hanno raccolto circa 170.000 euro e che hanno coinvolto all'incirca 11.000 lettori coproduttori, perché a quel punto il lettore non è più un semplice lettore, diciamo così, che legge il libro o il prodotto editoriale, ma è un vero e proprio coproduttore, cioè partecipa alla produzione di quel progetto economicamente, a volte preordinando il libro. Ovviamente il tema del preordine è un tema sensibile nel crowdfunding, cioè ovvero il crowdfunding è molto utilizzato per fare preordine di prodotto, ma non solamente sui libri, ma anche ad esempio su proprio prodotti anche di startup, cioè ci sono startup che utilizzano il crowdfunding soprattutto in America per dire: io ho brevettato questa roba qua e l'ho prototipata, mi piacerebbe andare in produzione, ma per andare in produzione devo prevendere un tot numero di pezzi per poter andare in produzione. Vi può interessare, non vi può interessare, se c'è la massa critica, se le persone si interessano al progetto, a quel punto parte la produzione. Un po' simile succede anche nell'editoria, cioè c'è uno scrittore che sostanzialmente dice: io ho scritto questo libro, sto scrivendo questo libro su questo argomento, cerca nella community online la massa critica dei lettori, quando arriva una massa critica sufficiente sostanzialmente va in stampa. Quindi diciamo che veramente si può parlare di lettori, coproduttori o preordinanti del progetto, del prodotto editoriale. Ecco, i numeri già è solo un settore della nostra piattaforma, ma già comunque sono numeri di una piccola casa editrice, piccola, media, non lo so, questo non conosco molto bene il mondo dell'editoria, questo me lo dovete dire voi, però ecco, noi non siamo una casa editrice, non facciamo selezione di editoriale, non abbiamo un parco lettori e nemmeno un parco scrittori, ma attraverso il nostro strumento sostanzialmente sono stati finanziati più di 250 libri e insomma coinvolti questi lettori con quegli importi che ovviamente sono sostanzialmente gli importi che sono entrati nelle tasche di questi progettisti, di questi scrittori, per poi stamparsi il libro o fare n cose che vedremo. Che tipo di progetti vengono finanziati su una piattaforma di crowdfunding? Ovviamente parliamo della nostra piattaforma perché abbiamo i nostri dati e parliamo della situazione italiana. Probabilmente già se andiamo in Spagna o in America le cose sono leggermente diverse. Sulla nostra piattaforma il 40% dei progetti finanziati sono opere prime o di esordienti.
questo penso che faccia anche un po' il paio col self-publishing, cioè ovvero persone che, come dire, per la prima volta si approcciano al mondo dell'editoria, hanno magari il libro o il sogno nel cassetto e dicono vabbè, c'è questa opportunità, vediamo se il libro può interessare. E il 25%, ma forse ma è un trend in aumento, anche questo secondo me fa il paio abbastanza col tema del self-publish, sono libri di nicchia di settore, cioè libri, diciamo così, che parlano di un settore specifico, che parlano a una community molto specifica, e in genere sono i progetti che funzionano meglio perché la comunicazione è diretta. Ho un libro su un determinato settore, ad esempio la matematica quantistica o la fisica quantistica, e vado a parlare magari nel forum di quelli che sono appassionati di. Poi c'è tutto un tema sull'editoria digitale, ad esempio, perché l'editoria per il crowdfunding è un macro settore, no? Cioè c'è dentro di tutto, c'è per esempio il blogger. Noi abbiamo molti blogger che magari a un certo punto sviluppano il loro blog e hanno una bella community e decidono di rivolgersi tramite crowdfunding alla community per farsi finanziare. Dice: ragazzi, io lo faccio volentieri, è una cosa che mi appassiona, ma se magari mi pago i costi di hosting, di dominio e magari prendo anche qualche soldino, non mi dispiace. E quindi sono spesso, noi abbiamo progetti, il 15% dei progetti finanziati sono editoria digitale, blog, newsletter, addirittura newsletter di settore, eccetera, eccetera, che fanno funding, che raccolgono fondi e cercano fondi online. E poi abbiamo un 12% di fumetti e magazine, quindi editoria, diciamo, più pop o veloce, fumetti in particolare, alle volte vengono fuori anche cose molto interessanti, e solo l'8% invece viene, diciamo, dal mondo degli ebook. Perché? Perché sostanzialmente, e poi lo vedremo, l'ebook, come dire, non ha un'uscita fisica. Il crowdfunding funziona quando io sostengo un progetto per avere qualcosa in cambio che sia anche, diciamo così, tangibile alle volte. Funziona molto bene il famoso reward, la ricompensa data al sostenitore, che sia in qualche modo tangibile e toccabile. E sull'ebook ovviamente non c'è questa dinamica. In più, oltretutto, l'8% fa il pari con quello che, che si diceva prima, cioè che in Italia l'editoria, diciamo, in EPUB su ebook sostanzialmente cuba l'8%, quindi più o meno diciamo che i numeri tornano. Ecco, tipologie di reward. Che cosa sono, come dicevo, i reward? I reward sono le ricompense che vengono date ai propri sostenitori. Cioè, io ho un progetto, lo pubblico, cerco sostenitori per realizzarlo e in cambio do qualcosa. Ovviamente, nel 60% dei casi, progetti, ovviamente questi sono statistiche solo di progetti editoriali, solo della nostra piattaforma, quindi molto contestualizzate, sono il libro, cioè ovvero il 60% dei progetti finanziati dava in cambio come ricompensa ai propri sostenitori il libro. Poi c'è un 25% di menzioni speciali. Cosa sono le menzioni speciali? Sono delle ricompense in qualche modo simboliche, delle ricompense emotive. Ad esempio, chi mi fa una piccola donazione per il mio progetto, metto il suo nome all'inizio del libro, oppure lo segnalo nel mio blog o su Facebook, eccetera. Quindi molto spesso vengono utilizzate anche delle ricompense che non hanno un costo, che non hanno un invio, che non hanno una fisicità, ma che hanno una, diciamo, un coinvolgimento di tipo emotivo. C'è un 10% di abbonamenti, che ovviamente fa il paio con i progetti di newsletter, di blog, eccetera, eccetera, o di magazine, e solo un 5% invece aggancia alla promozione del proprio libro, che ne so, il gadget, che può essere la maglietta, la borsa, eccetera, eccetera. In queste statistiche non è segnalata tutta un'altra tipologia di progetti, sempre editoriali, come progetti organizzati da delle librerie. Molte librerie si stanno finanziando attraverso il crowdfunding, oppure eventi legati al mondo del libro. Anche questi, molti eventi, tantissimi progetti proposti sulla nostra piattaforma sono appunto eventi o progetti di civic crowdfunding o cittadini che riguardano i libri. Sono fuori, questi sono proprio progetti puri editoriali, dove comunque c'è un'uscita che può essere di tipo giornalistico, saggistica, romanzistica, però editoriali. Ecco, qui quello che posso dare come dato su questa slide è che obiettivamente c'è poca fantasia. Cioè, uno dei temi, diciamo così, del crowdfunding italiano è che i progettisti italiani non sono particolarmente bravi a raccontare e a promuovere e a in qualche modo allestire il proprio progetto.
cioè ovvero sono un po' tradizionalisti, mentre funziona molto la fantasia, funziona molto la capacità di coinvolgimento e di comunicazione un po', come dire, nuova, cioè bisogna comunque colpire in qualche modo la community attraverso una serie di messaggi, di idee, eccetera, eccetera. E questa cosa, per esempio, in America la fanno molto bene, in Italia però sta anche qui mi ritrovo con un dato, cioè ovvero che piano piano le persone, i self-publisher nel self-publishing e i crowdfunder nel crowdfunding sostanzialmente stanno un po' imparando a coltivare un po' il proprio progetto, hanno capito che è anche una questione di packaging e non solamente di contenuto. Sembra brutto da dire, ma è veramente sostanziale. Tra l'altro, una delle frasi che mi colpì ai tempi di Tombolini, il fondatore di Street Lib, fu questa: quando c'è un buono scrittore con un buon contenuto, gli dico sempre concentrati sul packaging, che fa capire un po' la tendenza anche che c'è in questo momento, che ripeto, può sembrare una cosa brutta da dire, soprattutto in Italia, in America assolutamente, anzi, lo hanno capito da tempo, però è il succo vero, perché noi oggi siamo appunto miglior, chiunque può diventare su Amazon uno scrittore, anche il mio vicino. Io su Amazon posso trovare il libro Gomorra, ma posso trovare anche Sgomorra, che ha scritto il mio vicino di casa. Quindi questa moltiplicazione di contenuti online ovviamente impone che per farsi vedere, per farsi notare, bisogna anche, come dire, saper comunicare. Antonio dice: il contenuto è gratis, è la confezione che si paga. È la confezione, è il packaging che si paga. A me purtroppo è brutto da dire, ma è proprio così. E come fanno, ecco, come stanno comunicando queste persone che vogliono attraverso il crowdfunding raccogliere i fondi per finanziare il proprio libro sulla nostra piattaforma? Più o meno, anche qui, poca creatività. Diciamo che il 50% ha creato una pagina Facebook, quindi si crea la paginetta Facebook dedicata al libro, funziona, ovviamente è una cosa che funziona, però, come dire, solo il 30%, ed è poco secondo me, è una cosa che andrebbe forse stimolata di più, poi non lo so, ha proposto un capitolo in anteprima, cioè nella propria pagina progetto, dove raccoglie fondi, dice: qui c'è un piccolo capitolo, un piccolo estratto del libro, e vi do la possibilità di farvi un'idea del libro. Il 15%, tra cui anche lui, ha organizzato un evento di presentazione, quindi sostanzialmente, ovviamente questi sono percentuali di progetti finanziati, quindi tra i progetti finanziati su un'altra piattaforma, il 15% degli autori di questi progetti ha organizzato un evento di presentazione, e sono molto importanti perché evidentemente, certo, gli strumenti digitali, internet e tutto quanto fantastico, ma poi alla fine la capacità di creare delle relazioni offline oppure di coinvolgere sul territorio i propri lettori, i propri amici, sul proprio progetto editoriale funziona sempre, cioè quando avvengono queste le cose, quando c'è l'evento di presentazione eccetera eccetera, funziona, perché comunque è una sorta di metterci la faccia, farsi conoscere, parlarne eccetera eccetera. Solo il 5% ha realizzato un video trailer, anche questo è una cosa abbastanza nuova, cioè adesso i book trailer si chiamano, sono dei piccoli video di presentazione di un libro, però hanno un costo, sono, insomma, bisogna fare anche un po' uno sforzo creativo, è un po' cross mediale perché bisogna parlare di un libro attraverso un video eccetera eccetera, e quindi è una cosa che è in crescita ma è ancora una percentuale molto bassa. E poi, vabbè, questo lo tratto velocemente, c'è un'altra cosa interessante, che ci sono case editrici che utilizzano il crowdfunding, quindi non è utilizzata solamente, appunto, come si diceva prima, dall'autore esordiente o dall'autore di nicchia eccetera eccetera, ma è utilizzata anche da alcune case editrici. Noi abbiamo un servizio che si chiama Network all'interno della nostra piattaforma, che permette appunto di aggregare n progetti di case editrici, e adesso ad oggi abbiamo 3 case editrici attive sulla nostra piattaforma, che insomma, come vedete, tipo la Marotta e Caffiero, che è una piccolissima casa editrice di Scampia, quindi c'è, cioè, di Napoli, Scampia, nel quartiere più, come dire, disastrato di Napoli, che ha pubblicato ben 31 libri attraverso il crowdfunding. Questo vuol dire sostanzialmente che è il loro core business, perché è una piccola casa editrice, 31 libri è praticamente la totalità o quasi dei titoli pubblicati, quindi loro come piccola casa editrice vivono e sopravvivono, ovviamente con le mille difficoltà dell'editoria, ma purtroppo l'editoria è in difficoltà
come dire, a 360 gradi, non solo a Scampia, attraverso questa cosa. Anche a destra l'Equatore è una casa editrice che dà molto spazio a giovani autori anche abbastanza aggressivi, ha pubblicato più di 28 progetti e addirittura una collana dedicata in crowdfunding. Deleva, che invece è di settore, si occupa di architettura, ha pubblicato 7 titoli sul tema dell'architettura attraverso il crowdfunding. E poi c'è un circuito che si chiama Direct Book, che in qualche modo aiuta piccole, la distribuzione di piccolissime case editrici. Ce ne sono in Italia, non so quante case editrici ci sono, ma cioè, quando, appena, cioè, io, non è un tema che conosco, non è il mio tema, però mi rendo conto che veramente c'è una parcellizzazione. Ci sono le grandi conosciute, c'è le grandi e le medie, e poi c'è veramente piccolissime case editrici, anche molto di settore, molto di nicchia, che hanno finanziato 8 progetti. Quindi non solamente l'autore, ma anche le case editrici possono utilizzare questo strumento per, come dire, far circuitare autori, libri, progetti, idee e verificarne anche l'efficacia sul mercato. Qualche storia veloce, giusto per qualche storia concreta volante. Allora, editoria sperimentale. Loro sono i Wuming, che sono degli autori abbastanza famosi, un collettivo di scrittori che scrive per Einaudi, credo, non so, e che a un certo punto ha deciso di... aveva un progetto molto particolare che l'editoria non gli avrebbe mai potuto pubblicare, perché era un progetto di testi e foto divisi in 4 volumi, messi all'interno di quella specie di confezione in cartone, insomma una chicca di quelle limited edition, come si suol dire. Hanno pubblicato il progetto in crowdfunding e hanno, come dire, coinvolto 450 prelettori, quindi prima ancora di andare di pubblicare questa cosa hanno raccolto 13.000 euro e hanno raccolto 450 preordini che gli hanno permesso di stampare e distribuire questo libro. Quindi una storia che vi fa capire come anche un autore famoso, come prima abbiamo visto nel self-publishing, può utilizzare crowdfunding, quindi non solo l'esordiente, anche i Wuming, che vendono centinaia di migliaia di copie, o comunque li hanno vendute, adesso non so adesso come stanno andando, però... Questa invece è la saggistica settoriale, il famoso libro di meccanica quantistica. Allora, in questo caso è un autore che non è neanche uno scrittore, perché era il suo primo libro, che ha raccontato vite di videogiochi. Cioè, lui è un programmatore degli anni 80. Ivan Venturi? Sì. Quell'Ivan, sì. Cavoletto. Nel settore, tra virgolette, perché la mia età comincia a perdere capelli, non dico una leggenda, però ha fatto questo, poi è andato negli Stati Uniti a fare trading, è tornato a fare il santone, insomma, è stato un po' un precursore. Sì, lui, diciamo che questo Ivan Venturi è un... poi ripeto, partite dal presupposto che noi non seguiamo questi progetti capitano sulla nostra piattaforma, succedono delle cose, poi è ovvio quindi io non conosco Ivan Venturi di persona, però ci siamo accorti che effettivamente questo Ivan Venturi era un programmatore di videogiochi per Commodore 64, che ha deciso di scrivere questo libro che si chiama appunto Vita di videogiochi, e attraverso la sua community ha sostanzialmente riuscito ad andare in stampa. Lui tra l'altro chiedeva 2.000 euro, quindi perché ci fanno una prerichiesta nei progetti di crowdfunding, quindi si dice: io avrei bisogno di raccogliere questa cifra per poter cominciare a stampare il libro, e ne ha raccolti quasi il doppio. Questo perché appunto probabilmente aveva una buona reputation, che è una, come dire, la vera moneta del crowdfunding, è la propria reputazione, e ha coinvolto 125 lettori, quindi ha prevenduto 125 libri prima di andare in stampa. Il fatto di aver raccolto il doppio gli ha permesso, ad esempio, di farlo più fotografico e soprattutto di fare le foto a colori, tant'è che a un certo punto gli ha detto: se supero i 2.500 euro posso stamparlo anche a colori. Ecco, questo. E ovviamente si creano poi delle gare non solo di solidarietà, ma di acquisizione di nuovi lettori e di community. Progetti di didattica, in questo caso questo libro che si chiama Facilitazioni.net, che era un libro più le carte, quindi era un progetto editoriale complesso. Questo è stato seguito da una casa editrice, è stato proposto da una casa editrice, era un progetto editoriale complesso e molto costoso, quindi la casa editrice non poteva, come dire, stampare, cioè andare a rischiare di andare sul mercato con un prodotto. Ha utilizzato il crowdfunding ed effettivamente è stato premiato, perché sostanzialmente 300 lettori anticipati gli hanno permesso di raccogliere più di 12.000 euro e quindi di coprire i costi di stampa e andare sul mercato con molta più leggerezza. È un prodotto particolare perché è un libro di didattica che prevede un libro con delle carte, insomma, una cosa un po' particolare,
progetti, insomma, se vi interessa, facilitazioni.net. Quindi, come vedete, anche progetti molto diversi, molto particolari, eccetera. Mauro Biani, che è il fumettista, è un fumettista abbastanza famoso, è il vignettista del Manifesto, ha pubblicato anche lui, quindi anche, come dire, un personaggio come Mauro Biani, che comunque è un vignettista abbastanza conosciuto, ha utilizzato il crowdfunding e ha stampato, praticamente ha raccolto tutte le migliori sue vignette sul tema dei migranti, ha fatto questo libro Tracce Migranti, anche lui ha coinvolto più di 300 lettori e ha raccolto i soldi per poter andare in stampa, 5.000 euro. E poi ci sono anche libri fotografici, che poi in genere, insomma, per chi conosce un po' l'editoria sa che sono molto costosi. Infatti, come potete vedere, guardate, anche qui è da notare, no? 300 lettori coinvolti per raccogliere 5.000 euro, voleva dire che il prezzo era piccolo, il prezzo di copertina era piccolo, e invece 82 per raccoglierne 6.000, quindi qui vuol dire che il prezzo di copertina era molto più alto. Perché? Perché ovviamente i libri fotografici, magari con copertina rigida, brossurati, eccetera, hanno dei costi molto più elevati. Anche qui ovviamente un fotografo che ha un buon progetto, eccetera, eccetera, sa che per stampare questo libro, che magari gli serve anche per le sue mostre, eccetera, eccetera, ci vogliono degli importi non banali. E ha trovato 82 lettori e amici, e insomma la sua community si è mobilitata e gli ha permesso di stampare questo libro. Ovviamente queste sono solo casi di editoria minimi, ne abbiamo, come vedete ce ne sono 270, non ve li racconterò tutti, però sono secondo me in qualche modo dei piccoli esempi che coprono più o meno tutta la casistica interessante della nostra piattaforma. Grazie. Quanto tempo si dura un progetto sulla nostra piattaforma? Ma lo decide chi propone il progetto. Noi abbiamo un tetto massimo, sì, di 120 giorni. Sì, che è già comunque abbastanza alto. Calcola che un progetto di crowdfunding è comunque un progetto di comunicazione, quindi 120 giorni è già un bel impegno, perché bisogna star dietro al progetto, non è sufficiente, ecco, questo non l'ho detto, ma insomma, non è sufficiente entrare in una piattaforma, dire voglio pubblicare un libro e il giorno dopo arrivano i soldi. I soldi, come dire, lo sapete bene, siete tutti adulti e vaccinati, non crescono sugli alberi, è un lavoro, il crowdfunding è un vero e proprio lavoro di comunicazione, quindi 120 giorni ci sembra... Bisogna veicolarlo. Bisogna assolutamente comunicarlo, veicolarlo, stare dietro alla community, inventarsi anche delle cose per poter coinvolgere di volta in volta. Ci sono anche proprio dei veri e propri step di comunicazione che possono aiutare in fieri una campagna di crowdfunding. Non è banale, anzi è molto difficile. Calcolate che tra il 30 e il 30, a livello mondo, il 30 e il 35%, solo il 30 e il 35% dei progetti proposti viene finanziato. Quindi c'è un 70% erotti di progetti che vengono proposti ma non raccolgono i fondi a sufficienza, quindi è una cosa obiettivamente difficile, anche perché se fosse facile, però diciamo che è una occasione non solo per l'editoria ma per N settori per in qualche modo fare del finanziamento dal basso o del finanziamento alternativo, in certi casi anche con risultati non banali, cioè in America ad esempio, insomma, ci sono situazioni anche milionarie, cioè di raccolte vere e proprie, raccolte milionarie. C'è una percentuale richiesta sul raccolto finale? Dalla piattaforma? Sì. Sì, il modello di business della piattaforma è una percentuale sul transato. E voi quanto? Noi facciamo, dipende, noi facciamo dal 5 al 3. Il 5 sui progetti tra virgolette business o comunque, e il 3% per i progetti di donazione semplice, che sono in genere quelli più delle associazioni, Onlus, eccetera. Siete economici, chi start chiede 5 loro e 5 Amazon Payment? No, a parte che adesso sono passati su Stripe, quindi hanno cambiato il sistema di pagamento. Però il costo di transazione, quello no, è a parte, come dire. Noi abbiamo, fortunatamente adesso abbiamo chiuso un accordo con una startup francese che ci permette tra l'altro di raccogliere i soldi sia con carta di credito che con bonifico, che eccetera eccetera, e prende lo 0,8%. Quindi sì, riusciamo a... Sì, però diciamo che il tema dei costi di transazione e il tema delle transazioni online in generale è il vero tema, ma non solo del crowdfunding, di chiunque oggi faccia delle piattaforme abilitanti o delle nuove economie o della sharing economy, il tema delle transazioni, che è un macro tema che non c'entra con
la discussione di oggi, però è il vero tema. Cioè una delle cose di cui io mi occupo H24 è sistemi di pagamento. Quindi conosco e seguo tutta una serie di nuovi processi che stanno nascendo, nuove app, nuovi sistemi, Bitcoin, blockchain. Ma magari sarà oggetto di un altro evento di Open Labs questo, perché... Sì, è un tema macro, ma interessante. Progetti di teatro e di musica. Beh, allora, sono entrambi dei buoni settori, diciamo che tutti i settori sono tendenzialmente musicali, in particolare è molto forte, addirittura c'è una piattaforma dedicata esclusivamente a progetti musicali in Italia, molto bella, che si chiama MusicRaiser, quindi dedicata solo a progetti musicali, quindi a artisti, musicisti, però anche sulla nostra piattaforma i progetti musicali sono tanti e vanno anche bene, soprattutto eventi, concerti, stampa di dischi. Perché? Perché ovviamente ma non solo, perché il pubblico musicale ha un approccio più da fan base tendenzialmente, no? Cioè si è fan di una band o di un artista eccetera eccetera, e quindi il concetto di sostenere il proprio artista, del merchandising cioè, che poi rientrano nel crowdfunding, è già abbastanza acquisito. Nell'editoria è da acquisire, però comunque devo dire la verità che anche nell'editoria secondo me si fa, cioè diciamo che gli settori in Italia più sviluppati sono culturale, quindi musica, editoria, videomaker, video tanti, documentari eccetera, e tutti tra l'altro settori in profonda crisi, per usare la parola paradigmi, rispetto ai vecchi paradigmi, in profonda crisi, e che quindi in qualche modo stanno utilizzando questi nuovi sistemi per trovare nuova linfa, quantomeno nuovi modi di proporsi, e progetti sociali. Il mondo invece tecnologico e delle start-up ancora in Italia è molto poco frequentato, bisogna andare all'estero, diciamo, se avete una stampante 3D come progetto, prototipate, volete venderla o fare un progetto di preordine di crowdfunding, l'Italia non è ancora il paese adatto. Il teatro come la possibilità di pubblicizzare l'evento, lo spettacolo. Sì, ma infatti succede. Noi abbiamo fatto un incontro l'anno scorso con i teatri milanesi. Ho parlato di incontri, cioè che ho fatto il 15% di incontri. Cioè per i libri. Questo era tutto sui libri. Se lo trasliamo sulla musica verrebbe fuori per esempio un'altra roba. Se lo trasliamo sui documentari, ad esempio, mentre adesso il 5% che fa il video trailer, sui documentari è il 99,9%. Quindi ovviamente esatto. No, però taci che ci sono quelli che propongono il documentario e fanno pure il video brutto, cioè nel senso che poi alla fine veramente. Cioè, packaging quindi diventa un discorso. Come? Il discorso del packaging che facciamo in film. Certo, è purtroppo un progetto di crowdfunding è, come dire, c'è la sostanza, c'è la reputazione di chi lo propone, ma c'è molto packaging, cioè la capacità di. Infatti, come dire, gli americani perché attraverso questi sistemi riescono a essere molto efficaci? Prima, vabbè, perché hanno un paese completamente anche culturalmente diverso, ma anche perché loro, come dire, affrontano questa cosa del sapersi vendere in qualche modo, del sapersi raccontare, del mettersi in gioco in maniera molto più smart, molto più, insomma, meno complicata. Da noi, visto che la maggior parte dei progetti presentati in crowdfunding sono di tipo culturale, no? Sociale o culturale, se tu dici a un artista che si sa vendere in Italia, cioè se tu dici a uno, ma tu sì che ti sai vendere, lo stai offendendo, cioè quella è la... Se lo dice a un americano si dice, cazzo, certo, infatti... E quindi questo scarto culturale ovviamente nel crowdfunding si vede, cioè la capacità di sapersi vendere barra raccontare, di creare un packaging intorno alla propria idea. Però è fondamentale, come dicevo prima, c'è un'offerta incredibile oggi di contenuto, tutti facciamo contenuti ogni giorno, appena ci svegliamo pubblichiamo la foto della tazza del caffè, scriviamo due robe su Facebook, siamo tutti produttori di contenuti, quindi noi siamo immersi nei contenuti amatoriali, alti, bassi, professionali eccetera. E quindi quando io devo addirittura fare in modo che qualcuno mi sostenga, mi dia dei soldi per poter generare, far diventare un progetto un mio contenuto, devo essere ben capace di comunicarlo e farlo arrivare. Ho una domanda proprio sui contenuti per entrambi, che nasce anche dalla natura di Open Labs, che si occupa di contenuti aperti, open source, Creative Commons. La domanda è,
la caduta del diritto di privativa sul contenuto e la, anche la, la smaterializzazione dei beni agevola o complica i vostri mestieri? Quindi Creative Commons come licenza del contenuto da pubblicare, oppure ugualmente Creative Commons o il fatto che non sia un bene materiale su cui il reward è legato alla fisicità, abilita o disincentiva sia la produzione che la fruizione in cambio delle piattaforme? Ma per, in realtà per quanto riguarda il diritto d'autore, il self-publishing è... tanti autori hanno paura che gli rubino quello che hanno scritto. Col self-publishing puoi dimostrare che quel libro, che quell'idea ce l'hai avuta tu prima, che, che quel libro l'hai scritto tu. Poi in realtà è anche un falso mito quello che le case editrici ti rubano il libro, non lo fa. Però in realtà cioè, sul copyright tu puoi dimostrare da subito che quel libro è stato scritto da te, il contenuto l'hai prodotto tu. Ma il fatto che poi possa essere ripubblicato da, so, da Mondadori, non c'è un rischio che voi... Può essere pubblicato da Mondadori se Mondadori fa un accordo con te. Cioè se tu, se Mondadori viene e ti fa firmare un contratto e tu accetti le clausole del contratto. Ma in quel caso è alto rischio e pericolo, cioè sei tu che stai firmando. Non può rubarti il libro. Aumenta la circolazione del libro. Per quanto riguarda anche la... tante volte si preoccupano della pirateria, il libro è scaricabile gratuitamente. Anche lì è un falso problema, perché la risposta che do io è che se il tuo libro non è piratato vuol dire che non interessa a nessuno. Cioè io quando mi hanno detto guarda che c'è il tuo libro su scaricabile gratuitamente, io ho festeggiato. Perché sono diventato famoso. Cioè, se non è sui siti pirata vuol dire che non gli frega niente a nessuno. Va a ruba. Esatto. Esatto. quindi il self-publishing secondo me aumenta e basta e soprattutto i diritti rimangono all'autore. Ad esempio una cosa per cui siamo battuti noi è nella meta-adattazione, anche sugli store noi non compariamo, compare come editore il nome dell'autore, quindi non è libro di Ciccio Rigoli edito da Street Lib, ma è libro di Ciccio Rigoli edito da Ciccio Rigoli. Lato mio, quello che posso dire è che io seguo da tempo il tema, diciamo così, dell'open content o dell'open source, ma lo seguo da, come dire, tempo, cioè è una cosa di cui mi occupo all'incirca dal 1999 e quindi ho visto arrivare in Italia tramite il Politecnico di Torino, tradotto da De Martin, le Creative Commons nel 2003, una cosa del genere. E mi ricordo che nel 2003 avevo partecipato a uno dei gruppi di discussione a seguito delle traduzioni delle Creative Commons in Italia, come questa diffondere la cultura, diciamo così, ad esempio delle Creative Commons, che poi tra l'altro le Creative Commons sono state una sorta di un modo di applicare americano, però c'erano una serie di licenze prima che potevano essere utilizzate, però le Creative Commons avevano questa cosa di essere modulari, di essere una bella comunicazione, avevano un bel nome, un bel logo, insomma, quindi arrivava un mondo di comunicazione attraverso questo mondo, questo sistema, e io in effetti Produzioni dal Basso è nata anche in seguito a una serie di ragionamenti che si facevano su questi forum, cioè ovvero da una parte si diceva bene, adesso un autore può decidere in maniera modulare come sistemare la propria licenza ed esporla e permettere a tutti di accedere al contenuto, modificarlo, eccetera, eccetera. Ma come vivrà poi un autore? Come si sostiene a questo punto, visto che appunto il contenuto si è dematerializzato? Addirittura c'è una licenza che permette a chiunque di prenderlo, modificarlo e farlo con le dovute, con i dovuti crismi. Quale può essere il modello di sostenimento, di sostegno che si può avere? E da lì a me è nata la lucina del tema del crowdfunding, che ai tempi non esisteva, il crowdfunding, perché è un neologismo del 2008-2009. Quindi, insomma. E quindi secondo me è molto correlata come cosa. Cioè il tema del crowdfunding, il tema delle licenze libere oppure del nuovo modo di porsi rispetto ai contenuti è assolutamente correlato, c'è assolutamente correlazione. L'unica cosa è che io mi aspettavo che una volta messo online una piattaforma del genere, oppure una volta che il crowdfunding fosse diventato come è diventato uno strumento utilizzato a livello mondo in maniera importante, la maggior parte dei contenuti sarebbero stati di tipo open source. Invece non è successo esattamente questo, perché comunque
è, non, diciamo che me, cioè il crowdfunding ha, ha preso una strada e l'open source secondo me si è un po' incancrenito, se posso dire la mia opinione, cioè ovvero è rimasto ancora una, un argomento di nicchia ed è rimasto un argomento che difficilmente è masculturale, cioè ancora oggi moltissime persone ci scrivono con questa paura che gli rubino l'idea, con questa paura che ti fa capire che ancora non è passato uno dei, dei, dei punti fondamentali, diciamo così, nodali del, del, dell'open source, che ovvero che, insomma, che la, in qualche modo anche la possibilità, appunto, la libera diffusione dei saperi, la capacità di condividere online e smaterializzare le cose. Questa cosa secondo me, che ripeto, me ne occupo da più di 15 anni e quindi lo, lo conosco bene come argomento e l'ho sempre portato avanti come bandiera, però mi rendo conto che è ancora rimasto come 15 anni fa, ha fatto pochi progressi, però questa è una mia impressione personale. Io volevo aggiungere una cosa alla domanda che è venuta fuori prima del crowdfunding, che in Italia non è tanto sviluppato e che lì c'è un grosso fraintendimento sulla differenza tra crowdfunding e carità. Io ho fatto una campagna di crowdfunding 2 anni fa per portare il mio spettacolo a teatro. E quando ne parlavo dicono: ah, stai lì a chiedere l'elemosina. No, non sto chiedendo l'elemosina, sto dicendo io ho uno spettacolo che voglio portare a teatro, aiutarmi, cioè potete comprare il biglietto prima, potete darmi i soldi volete. E c'è proprio sta roba che secondo me viene molto dalla cultura cattolica, quella della, dell'elemosina, la carità. No, l'elemosina, un cazzo, scusate la, la parola elemosina. E poi un altro problema del crowdfunding per quanto riguarda i progetti artistici, anche lì sulla musica è abbastanza accettato perché ci sono dei costi visibili, cioè io ti dico devo affittare lo studio di registrazione, mi vanno via 5.000 euro. Sul libro uno pensa che scrivi una sera, scrivi la domenica, cioè non c'è l'idea della, dei costi di stampa o della, della produzione fisica del libro. La stessa cosa sul teatro. Sul teatro io per trovare un teatro a, a cui dire ti do dei soldi per darmi la sala per 2 sere, io ho lottato un sacco, perché i teatri dicevano no, noi non affittiamo, costi altissimi senza senso, non ti rispondevano alle mail, moltissimo non mi ha risposto alle mail. È stato un solo teatro che mi ha detto sì, tranquillo, cioè come dire paghi uno spettacolo che non entra in stagione ma senso, e c'è questa roba che l'arte non va pagata. Infatti quando lo dice io faccio l'attore teatrale, sì no, ma che lavoro fai? No, faccio il comico, di lavoro. Non ci sono altre domande, passiamo alla parte. Non prenderò molto tempo, è giusto per illustrarvi il progetto, che è una, è di fatto la, un esempio pratico, alcuni impatti diversi, anche Ciccio ne ha parlato di esempi pratici. Questo è il mio modesto esempio. Intanto volevo ringraziare Open Labs e la cooperativa Labriola per l'opportunità, perché comunque è una bella occasione di parlare insieme e poi anche di conoscervi. Io ho avuto rapporti con voi o con le vostre, i vostri servizi solo online, fondamentalmente. Ora invece posso mettere una faccia, ecco, su, sulle diverse cose. E quindi era meglio di no. E te ne sei pentito. E poi no, sicuramente un'altra cosa importante, almeno per me, è quella di poter in qualche modo approfondire e avere in esclusiva anche certi dati che magari su, sui vostri siti non sono disponibili, però parlare con voi ad esempio della casistica dei libri o parlare del rapporto che c'è tra l'edizione tradizionale piuttosto che questa nuova forma di edizione è stata un'occasione interessante. Infatti, bene che insomma abbiamo avuto modo di farlo. Il progetto nel mio piccolo è un libro, si intitola Diario in Codice e parlerà di programmazione e di tematiche che sono per quelle legate all'open source e al free software. E, nasce fondamentalmente come una raccolta di appunti. Quando studio, in genere, quando mi occupo di qualche nuovo argomento, sono sempre solito prendere appunti, buttarli su carta, perché mi aiuta a memorizzare in qualche modo, dovendo sintetizzare su carta, posso far stare su un foglio molte più informazioni e questo mi dà la possibilità poi di collegare più cose tra di loro, magari provenienti da diversi argomenti e diverse tematiche. Una volta che poi ho raccolto un bel po' di materiale, si parla ancora di diversi anni fa che mi sono avvicinato alla programmazione, quindi alla scrittura di codice,
ho pensato, poi Valentina, con Valentina, la mia ragazza, lavoriamo sempre assieme su questo tipo di progetti, perché non raccogliere il tutto dentro un libro da godere io in primis, perché così almeno lo vedo sulla libreria e me lo posso prendere, sfogliare eccetera, e poi magari può servire, condividere e mettere in comunione con altri. Ci è venuto in aiuto allora un'esperienza che avevamo fatto qualche anno prima. Avevamo partecipato a una campagna di crowdfunding di un editore americano, un autore americano, un docente, che voleva parlare di un linguaggio di programmazione, di un progetto in particolare, e aveva pensato di rivolgersi ai suoi potenziali lettori appunto per finanziare. Non solo quello era un progetto di crowdfunding, ma era anche un progetto di self-publishing, perché in quel caso lui non si sarebbe più rivolto a una casa editrice tradizionale, ma avrebbe fatto con CreateSpace, in quel caso Amazon, su un bagaglio. Allora abbiamo detto, perché non provarci anche noi? In qualche modo poteva essere un'esperienza interessante imparare qualcosa di ulteriore, qualcosa di nuovo, e ci siamo messi un po' a navigare in internet e a vedere le varie possibilità. E quindi non parlerà il libro soltanto di programmazione, ma anche di apertura, l'abbiamo detto più volte nell'arco della giornata. È una filosofia di vita quasi quella dell'apertura, deriva dal software, l'open source e il free software appunto, come forma di condivisione di una propria idea, di un proprio progetto, in maniera che tutti possono in qualche modo collaborare, ma è una filosofia che poi si applica anche ad altri aspetti della vita, del lavoro, non solo la programmazione, ma ad esempio prima si faceva cenno all'open learning, ad esempio, no? Ultimamente ci sono tutta una serie di iniziative da parte di università o di aggregatori che raccolgono le proposte di diversi centri che si occupano di didattica principalmente, per creare corsi disponibili sulla rete, accessibili da chiunque, e uno può imparare, non so, a recitare, può imparare qual è la fisica, i principi della fisica quantistica, può studiare i principi della scrittura creativa direttamente online in maniera libera e condivisa. Quindi l'apertura è interessante. Come facciamo a pubblicare un libro? Lo ci siamo chiesti, facciamo un po' parte di quel 40%, no? Dicevi opera prima, cioè cerchiamo di capire come funziona. E quindi rivolgerci ai nostri potenziali lettori poteva essere un'idea, e quindi evitare di utilizzare gli strumenti tradizionali, soprattutto per essere autonomi, anche perché una scelta che secondo me ti lascia il fatto di utilizzare il self-publishing in questo caso è anche di rendere i contenuti che tu stai scrivendo o stai elaborando disponibili secondo una licenza di tua scelta. Ad esempio, nel mio caso era importante utilizzare una licenza libera, in maniera che chiunque avrà poi il libro o modo di leggerlo potrà utilizzare quei concetti che apprende in maniera da poter elaborare poi più e più volte, ricondividerli a sua volta, eventualmente modificarli, quindi licenza Creative Commons, e questo il self-publishing lo rende possibile. Un'altra cosa, ad esempio, è la possibilità di poter scegliere in alcuni casi anche il canale di distribuzione del libro, almeno in digitale. Io posso decidere che se c'è un canale di distribuzione, per dire Apple piuttosto che impone che il mio ebook abbia il DRM, cioè un controllo o una limitazione sul modo in cui il lettore possa fruire dell'opera stessa, io come autore del libro posso decidere, ok, per ora non distribuisco su questo canale, preferisco utilizzarne un altro che magari usa il watermark, come nel caso di distribuzione. Perché quindi crowdfunding? Lo dicevamo prima, perché rendi partecipi i lettori del progetto. Sostenere, mi è capitato più volte anche di partecipare ad altre campagne, si parlava prima di Ivan Venturi su produzioni dal basso, penso abbia attivato anche recentemente un progetto che si chiama, non ricordo il nome preciso, però è un videogioco e parla di Ustica, della strage di Ustica, è sviluppato da un suo studio, per cui lui, immagino con donazione semplice, se non vado errato, si è proposto, vogliamo fare questo videogioco, contribuite, è un modo per come dire, conoscere questo episodio storico italiano importante e poi per mantenere viva la memoria di quello che è successo. E quindi rivolgerci, ecco, ai lettori è interessante ed è importante, come vi dicevo, sostenere un progetto, perché significa da una parte
dire all'autore che sta facendo bene, è una simbolica pacca sulla spalla, ok, perfetto, condivido quello che stai facendo, e in più chi sostiene si sente parte del progetto stesso, quindi diventa coautore, dicevi prima, un co-produttore in qualche modo dell'opera. Si parlava anche del reward, no? Ci sono diverse possibilità nel caso delle produzioni dal basso per proporre la propria campagna. Ci sono casi in cui si può chiedere una semplice donazione, oppure nel nostro caso la nostra scelta è stata di raccogli tutto, che prevede anche lo stabilire delle reward, cioè dei ringraziamenti. Tu credi in me, sostieni il mio progetto e io in qualche modo voglio gratificarti con qualcosa di fisico o di digitale, può essere una copia PDF del libro nel nostro caso, un segnalibro, una spilla, un adesivo, o una copia del libro una volta che sarà stampato. Quindi anche questo è stato importante per noi, cioè è stata una scelta che abbiamo dovuto ponderare e la scelta della reward ci è sembrata interessante. Prima si parlava, non mi ricordo la percentuale precisa, di chi fa il video come forma di comunicazione. Beh, pochi, per i libri pochissimi. Mi fa piacere di farne parte, anche se comunque per il momento non sono nella percentuale dei progetti che sono andati a buon fine, però speriamo di rientrarci, perché il video secondo me è un modo per veicolare più velocemente un'informazione, soprattutto oggi che si è un po' più diffidenti nel dare il proprio tempo agli altri, soprattutto quando si è di fronte a qualcosa di nuovo, non so, mettersi a leggere una pagina di un progetto, andare a individuare i punti chiave salienti di un articolo, magari immagino anch'io sono molto pigro, ecco, quindi richiede tempo ed energie. Un video della durata di un minuto, due minuti, magari può, è vero che può dire molto meno, però lo può dire in una maniera un po' diversa rispetto alla parola scritta e quindi può veicolare più velocemente un messaggio. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo scelto di fare un video. Il packaging è importante, no? Quindi in qualche modo potrebbe essere questo un modo di far conoscere meglio il progetto. Perché diario? Diario in codice è il titolo. Diario perché è un'esperienza personale, perché deriva da uno studio che ho fatto io personalmente di queste materie, e un po' perché vuole essere un percorso passo passo, quindi giorno per giorno. Io parlerò di questi argomenti che poi sono quelli che accomunano un po' tutti i linguaggi di programmazione, le cose base, quindi un po' di aritmetica binaria, le funzioni, i loop e così via. E tratterà di questi concetti di base. Non è sicuramente il libro l'unico strumento che chi vuole approcciare al mondo della programmazione può trovare, fondamentalmente la rete ne è piena. Non è sicuramente l'unico, anche perché, come dicevi, l'argomento è vastissimo, quindi non ho la pretesa di esaurire tutta la vastità dell'argomento all'interno di un libro, ma di spiegare... Esatto, è impossibile. Ma sicuramente è una risorsa in più, cioè nel senso, voglio dire, potrebbe essere un modo, ad esempio qualche mio conoscente che ho amico su Facebook, per dire, e gli ho mandato il link, vedi che ho fatto questa cosa, non aveva mai pensato nella sua vita, per dire, di avvicinarsi al mondo del free software open source, o magari di scrivere qualche linea di codice, ecco che il libro non sarà l'unico, però è qualcosa in più che magari non conosceva, non aveva avuto modo in precedenza di trattare. Volevo parlarvi giusto di alcune altre cose. Secondo me, come parere personale, ecco, a favore, spesso una lancia a favore di questo progetto, cioè è importante imparare a scrivere codice, non perché obbligatoriamente si debba avere poi l'idea di diventare dei professionisti del settore, non perché si debba per forza, uno non impara una ricetta di cucina perché il proprio l'idea è di arrivare a fare il cuoco in qualche ristorante di lusso, eccetera. Una cosa la si impara perché in qualche modo può essere utile nel quotidiano, può anche divertire, certe cose si imparano perché divertono in qualche modo. Imparare a scrivere codice è un modo per diventare più consapevoli della tecnologia che ci circonda. Spesso noi siamo circondati da tecnologia di qualsiasi tipo, può essere un dispositivo portatile, uno smartphone, e i software sono tantissimi quelli che usiamo nel quotidiano, però spesso li subiamo più che essere attivi in questa forma di fruizione.
spesso lo stesso software ci viene dato come una scatola chiusa, opaca, e non ci permette, almeno non oltre un certo livello, di approfondire il suo funzionamento, sia perché magari voglio imparare come funziona, ossia, ma questo è un po' più difficile, imparare come funziona per cambiarlo, per migliorarlo. Il fatto di conoscere come il software ragiona è un modo un po' per far scendere il computer da questo altare in cui noi stessi lo mettiamo. Il computer non è una macchina che ha potere su di noi, è un oggetto inanimato come può essere un qualsiasi altro attrezzo, può essere un martello, una chiave inglese, però se vediamo un martello questo non ci intimidisce, un computer magari un po' di più perché non lo conosciamo. Quindi scrivere o saper scrivere codice, anche solo le basi, può in qualche modo aiutare il nostro rapporto con la tecnologia. Questa è un po' l'idea della pista dietro al libro, quindi imparare le parole con cui il computer ragiona, l'ABC, ecco, per non subire passivamente in qualche modo, ma attivarsi e avere più consapevolezza. E niente, io direi che con questo è tutto, e quindi ringrazio nuovamente i nostri amici Angelo e Cicci per aver fatto di questo bel incontro anche qualcosa di interessante, almeno per me personalmente, perché è servito. Io volevo solo lasciarvi una promemoria, parlavamo del packaging, è importante, io vi lascio un segnalibro che va bene per qualsiasi libro, non c'è. Però funziona meglio col suo, sicuramente funziona meglio con questo. C'è il link nella parte posteriore, quindi magari se siete interessati al progetto, qua c'è anche modo di raggiungerlo sulla pagina web. Wow. Ringrazio voi e niente, è stato un piacere. Guarda che bello, ha fatto bene. Cavoli, uno ne ha anzi. La cosa che mi ha incuriosito è che tratta le piattaforme, quindi chissà che tra i presenti non ci sia qualche nuovo crowdfunder o publisher. Come si impara a diventare utenti delle piattaforme? È abbastanza guidato online? Devi creare l'account. Sì, si crea un account, funziona più o meno come tutte le piattaforme, cioè si crea un account e poi si fanno delle cose. Quello che abbiamo fatto ultimamente è abbiamo visto che queste piattaforme è molto importante, come dire, la customer care sostanzialmente, cioè è importante accompagnare persone che entrano ma che magari non capiscono, poi da noi ci sono di mezzo anche i soldi, sistemi di pagamento, agganci e cose. Quello che abbiamo fatto da gennaio di quest'anno e che è servito moltissimo, cioè abbiamo avuto veramente, cioè ci ha cambiato parecchio il modo di lavorare, abbiamo inserito una live chat sul nostro sito e abbiamo due persone che tutti i giorni lavorano dietro il back office e quindi in qualsiasi momento, per esempio lui probabilmente più volte ok, esatto, quindi i nostri utenti, sia quelli che sostengono che quelli che propongono un progetto, hanno anche a disposizione, diciamo, in back office delle persone che in qualsiasi momento danno una mano e aiutano e fanno, e questo ha aiutato molto perché noi calcolate che noi facciamo quasi 400 conversazioni più o meno ogni 20 giorni, quindi cioè, sono tante, abbastanza. E prima erano mail, e la mail era molto più difficile da gestire perché devi rispondergli, perché comunque rispondi sempre in ritardo anche se rispondi velocemente. Anche se eravamo sotto l'ora come tempi di risposta, era sempre in ritardo, perché se uno sta facendo una donazione sul suo progetto e non ha capito come funziona e manda una mail, te lo sei perso, anche se gli rispondi. Se invece gli rispondi in quel momento, sostanzialmente questa cosa permette di agevolare e rendere più veloce i passaggi. Quindi quello che facciamo noi è questo, cioè ovvero abbiamo capito che sostanzialmente, visto che sono strumenti nuovi, molte persone lo vedono per la prima volta e non sanno, cioè entrano nel suo, magari conoscono lui, entrano nel suo progetto e si trovano a quel punto, però non solo nel suo progetto, si trovano in un mondo che si chiama crowdfunding, che va un po' capito, com'è sta roba, cos'è che sto facendo, sto comprando un libro, sto regalando dei soldi, sto preordinando un libro, mi arriverà il libro, mi devo fidare, che cos'è sta... Quindi abbiamo capito che creare contesto, da una parte certo la navigazione, i flussi eccetera, ma dall'altra anche la customer care, che è quasi il vero core business di questo. Per chiarire il discorso che dicevo oggi sulla carità, ma quello è la differenza,
quello è anche un po', no, posso dire una cosa, che quello, quello no, ma quello ti dico, allora, a parte che è vero anche che molti progetti di Onlus e di tipo charity stanno utilizzando il crowdfunding, quindi il vero problema molte volte è anche come il progettista si pone rispetto a questa cosa, cioè molte volte noi notiamo quelli che sbagliano, quelli che poi non raggiungono l'obiettivo, creano il progetto per raccogliere i soldi e quindi hanno un approccio verso la community, verso le persone, gli amici di tipo i soldi, che è sbagliatissimo, non perché i soldi non servono, cioè i soldi sono il nucleo del crowdfunding, quindi cioè bisogna raccogliere i soldi per fare crowdfunding, ma in realtà il punto vero iniziale è tu devi fare un progetto per comunicare ciò che vuoi fare, per comunicare la tua idea e per tirare fuori la tua idea e farla vedere agli altri. Da lì c'è un processo che porta anche ai soldi, perché se l'idea piace, per realizzarla ci vogliono i soldi. Vi faccio un esempio, c'è una community che qualche settimana fa ha pubblicato un progetto su produzione all'asso, si chiama Community Spontanea, cioè un gruppo di ragazzi che vuole organizzare un, per, cioè, Bruce Springsteen a San Siro a luglio e vogliono fare la coreografia per stupire Bruce Springsteen. Quando arriva a San Siro loro vogliono stupirlo con una super coreografia. Allora sono andati online, hanno messo un paio di messaggi su Facebook e hanno detto noi vogliamo raccogliere almeno 4.000 euro perché dobbiamo fare questo, 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 questo e questo e organizziamo una super coreografia. Ne hanno raccolti quasi 8.000. Cioè, in realtà le persone hanno risposto, ma non per i soldi, cioè non hanno detto, cioè sì certo hanno, il tema dei soldi era centrale, ma loro quello che anche, quello, la vera cosa era, noi siamo fan by fan for fan, noi siamo fan di Springsteen e vogliamo fare in modo che quando arriva San Siro verrà raccolto da una super coreografia incredibile. A quel punto il tema del denaro, vedete, passa in secondo piano, quindi c'è chi gli ha dato 5, c'è chi gli ha dato 100, c'è chi gli ha dato 1, c'è chi gli ha dato 3. Il denaro è il veicolo che permette a quella community di fare quella cosa. E quindi quello che il tema della charity, oppure del vedere questa cosa come la carità, dipende molte volte anche come tu comunichi questa cosa, come tu ti poni. Se tu poni in prima istanza il denaro, può essere che tu possa ricevere questa risposta. Ma se tu poni come prima istanza ciò che vuoi fare, il punto di luce dove vuoi arrivare, allora a quel punto il denaro è il modo che ti, è lo strumento che ti serve per arrivare. Infatti era confuso molto di più dagli artisti piuttosto che dalle persone a cui chiedi, cioè io no, io non vado a fare l'elemosina per fare le mie robe, non le fare. Ho una curiosità molto pratica, mettiamo che voglio contribuire al progetto di Diario il Codice, ho questo segnalibro e vedo il codice a mare e libro.net. Sono un piccolo, faccio libro.net, arrivo sul vostro sito che conosco, dove c'è un link, ora non mi ricordo bene, ma la possibilità di fare la donazione è sulla piattaforma di crowdfunding, non è all'interno del sito. Domanda d'Angelo, è possibile esternalizzare le funzioni di pagamento? Sì, è una cosa che tra l'altro noi facciamo, è un servizio che noi abbiamo. Però funziona, diciamo così, quando le integro. Ti faccio un esempio, noi abbiamo gestito la campagna per Slow Food da 300.000 euro, in quel caso la campagna era sul Slow Food. Perché? Ma perché Slow Food ha già la community, ha già tutta l'impostazione e ha anche i soldi per fare la comunicazione. Diciamo che la piattaforma, come dire, come tutte le cose, velocizza, rende più facile le cose, quindi se io non ho appunto un progetto da n millanta euro, la piattaforma è il luogo in cui ho già come funziona, te lo dice la piattaforma, c'è un problema di customer care, te lo risolve la piattaforma, la grafica è standardizzata dalla piattaforma. Chiaro che se io invece sono una super community, appunto mi chiamo Slow Food, mi chiamo, che ne so, adesso noi stiamo facendo una campagna per la Biennale, per Emergency, eccetera, ho quell'impostazione lì, ho già, cioè non ho bisogno di andare su una piattaforma, la piattaforma ce l'ho già, è la mia community, è il mio sito, è il mio impianto, quindi mi porto gli strumenti in casa ed è corretto. Viceversa, come dire, lo puoi anche fare, ma non è molto consigliato, anche perché, però sì, noi diciamo che stiamo lavorando all'idea di esternalizzare le cose, il problema è sempre un tema di sistemi di pagamento, cioè al di là del PayPal che tu puoi portarti eccetera eccetera, però PayPal è poco usato in Italia,
PayPal, ve lo dico, noi abbiamo tre sistemi di pagamento, PayPal è quello meno usato. E perché molte persone sono restie a utilizzare PayPal, la registrazione, la serie, non lo so perché, io lo uso, mi trovo benissimo, ormai è il sistema migliore. Cioè è caro perché in effetti ha dei costi, è quello che costa di più perché si prende il 3-4%, però è comodo, cioè non devi stare a scrivere i numeri della carta di credito. Cioè, la maggior parte delle donazioni in crowdfunding sulla nostra piattaforma arriva via bonifico e ci hanno chiesto anche di agganciarci il bollettino postale. Ma non bonifico online. Bonifico va in banca. Bonifico va in banca. Ma, però attraverso il bonifico ci arrivano anche donazioni da 5.000 euro a botta. Ma sai, bonifico hai anche... Perché purtroppo in Italia ancora in certi ambienti, poi magari ecco, per esempio lui fa il libro, cioè, dipende anche dal progetto, per esempio lui fa il libro di Diario in Codice, è evidente che lui si sta rivolgendo a una community di gente che quantomeno il computer lo sa accendere, come dire. E quindi è probabile che sia una, come dire, il famoso digital divide sia più basso. Ma provate a pensare appunto alla scuola o il progetto di anziani, perché ci sono anche questi, o il progetto del comune di sti cazzi da Velletri in montagna, e lì sostiene magari la vecchietta, sostiene l'impiegato, non lo so. E quindi noi dobbiamo sempre, non dobbiamo mai pensare a questi strumenti utilizzati a Milano, a Roma, nelle città. Dobbiamo pensare che l'Italia è lunga, stretta e provinciale, e quindi dobbiamo immaginare tutte le cose che possono succedere anche nel paesino disperso in Liguria, dove c'è quello che magari o vuole proporre un progetto o lo vuole sostenere, e allora a quel punto PayPal, carta di credito, bonifico, e ti chiedono anche il bollettino postale. Noi pensavamo anche di mettere anche il piccione viaggiatore, ma stiamo a lavorare. Anche nel pagamento in francobolli in busta chiusa. Ah, esatto, questo era. O in banconote, valigetta con banconote da piccolo taglio. Sì. Io ho un paio di domande collegate a queste cose. Allora, faccio una donazione, ad esempio, di energesi. Voglio recuperarla su 7.30, ho bisogno, che ne so, di bonifico piuttosto che... Forse anche per quello magari... No, è una ricevuta, tu hai bisogno di una ricevuta da parte della ONUS. Quello non dipende dallo strumento che usi, ma dal beneficiario a cui stai donando. No, quindi io facendo donazione sulla piattaforma ho comunque una ricevuta che posso... Dal beneficiario, però. Ah, dal beneficiario. Perché tu i soldi, diciamo così, il passaggio è, diciamo, utente-utente, più o meno, peer-to-peer con in mezzo un intermediario che è la piattaforma. Però i soldi arrivano subito nelle tasche del beneficiario. Se il beneficiario è una ONLUS, la legge italiana permette alla ONLUS di emettere una ricevuta che tu puoi utilizzare nel tuo 730 per scaricare. Però è il beneficiario che fa capo. Seconda domanda, io preordino una copia del libro di ricorda, quindi pago subito per quello che è. Quando poi il libro mi arriva, io c'ho il libro, sono contento, ma le tasse ancora le pagate? Allora, anche questo. Allora. Questo è un tema molto controverso, è anche in zona grigia in certi casi. Tendenzialmente nel caso di oggetti di preordine, dove è evidente che tu stai, non, cioè, ti faccio un esempio, se tu vai nel banchetto di emergency e dai 10 euro, 50 euro e ti danno la spilletta, tu non stai comprando una spilletta, tu stai dando 50 euro a un'associazione e ricevi un cadeau, diciamo, simbolico. Nel caso del preordine, in cui c'è una netta relazione tra il fatto che c'è un prezzo di copertina che tu stai pagando in anticipo, tendenzialmente chi poi ti spedisce il libro dovrebbe mettere anche la ricevuta fiscale, perché c'è un istituto di diritto nella nostra Costituzione che è la prevendita di bene futuro, anzi vendita di bene futuro. La vendita è una vendita di bene futuro. Altrimenti si calcola invece come donazione liberale o modale, anche qui. La donazione liberale è quella per la quale io ti do i soldi, nulla voglio in cambio. La donazione modale invece è una donazione per la quale io ti do i soldi, ma tu in cambio devi o fare qualcosa o, come dire, garantirmi qualcosa di ritorno di qualsiasi tipo. Ecco, la maggior parte dei progetti utilizza l'istituto della donazione modale su privato, per il quale io i soldi te li sto donando e tu mi regalerai un libro. Questo è più o meno. Però è evidente che ci sono delle zone grigie, no? Anche a livello fiscale. Tant'è che adesso la comunità europea, che segue il crowdfunding da anni, ha istituito un tavolo, eccetera, eccetera, sta pensando di proporre delle tassazioni su determinati livelli di reward. Però vedremo. Io su questi temi sono sempre così, però penso che se tu utilizzi il crowdfunding per fare un preordine di prodotto, insomma, è giusto che paghi le tasse. Sempre sul piano operativo, nel tuo caso come funziona? Che
poi il libro ci arriva da produzione dal basso, da street lib, da te, cioè per capire non solo nel tuo caso ma anche case possibili. No, certo. Perché sa caso ci abbiamo speso un po' di tempo prima di avviare la campagna un po' per capire la logistica di quanto sarebbe dovuto accadere. E succederà così, street lib, il self-publishing permette in questo caso di fare quello che si chiama POD, se non vado errato, che è il servizio di print on demand. Significa che io come autore posso dire vorrei avere 50, 100 copie del mio libro, in quel caso Street Lib invierà a me queste copie e a mia volta dovrò provvedere a spedire al singolo sostenitore che, donando peraltro mi ha fornito l'indirizzo o se no lo andrò a recuperare via mail, spedire questa copia cartacea al sostenitore. Quindi immagino che avverrà così. Però ti accolli la logistica. Esatto. Invece è possibile che voi gestiate anche la logistica nel caso del velore? No. Cioè, no. Diciamo, noi abbiamo anche il servizio di print on sale, ovvero tu acquisti e in quel momento il libro viene stampato. Quello che, cioè il print on demand in cui tu stampi 50, 10, 100 copie del tuo libro, noi te li spediamo, tu le paghi, te le spediamo a casa e siamo dalla mente degli stampatori. Sì, sì. E poi c'è il print on sale, quel tuo libro è su Amazon, è su IDS, sulla Feltrinelli, nel momento in cui c'è l'acquisto noi ci occupiamo di stampare quella copia lì, inviarla ad Amazon, a IDS, alla Feltrinelli, che lo vende al cliente. Sia noi sia loro siamo degli intermediari. Lui utilizza i nostri servizi, ma alla fine dei conti è lui il responsabile. Però finita la fase di lancio progettuale, tra 3-4 anni il libro ancora si vende. Sì. Così per capire, ecco, quindi a quel punto se qualcuno scopre che il diario codice esiste, gli piace, tra 3-4 anni lo vuole acquistare, come farà? Rimane a catalogo dove? È semplice, cioè se lui lo pubblica in ebook o in cartaceo tramite noi ci abbiamo il catalogo anche in futuro. Magari lo troverà su Amazon, per dire, lo vorrà in cartaceo, sceglierà questa opzione, verrà stampato sul momento e se lo vedrà recapitare a casa. Lui fra 2 anni ha 100 ordini di questo libro, lo ristampa e lo... Il libro rimane comunque a catalogo, al di là della campagna di crowdfunding. Il caso del print on demand pensavo di usarlo solo per esaurire gli ordini, i preordini che mi sono già stati, sì. Come dire, sono già arrivati sulla campagna. Bene, io purtroppo devo andare. Grazie a tutti. Grazie.